Il ventaglio delle opzioni disponibili per la cura del mieloma multiplo si è arricchito di recente di una vera novità, il coniugato anticorpo farmaco Belantamab mafodotin, già disponibile anche in Italia per pazienti già altamente pretrattati. È il primo farmaco autorizzato diretto contro un nuovo bersaglio terapeutico, l'antigene di maturazione delle cellule B o BCMA. La sua approvazione si è basata sui dati positivi di uno studio che si chiama DREAM2. Ora, al congresso dell'ASH, l'American Society of Hematology, che si è appena conclusa a New Orleans, sono stati presentati nuovi importanti risultati di questo trial e noi ce li facciamo raccontare da un'esperta, la professoressa Elena Zamagni. Professoressa, quali sono i dati nuovi dello studio DREAM2 relativi all'efficacia di Belantamab mafodotin presentati ora al congresso dell'ASH e qual è la loro importanza? L'importanza è legata a poter offrire una osservazione con un periodo più prolungato e questa osservazione ha permesso di confermare i risultati in termini di efficacia, quindi circa il 30% di risposte, ma ha mostrato una durata di risposta più prolungata rispetto all'analisi iniziale, quindi che attualmente si attesta intorno a un anno, ma cosa ancora più importante, una sopravvivenza globale che è pari a circa 15 mesi, quindi oltre un anno abbondante di sopravvivenza per pazienti con una malattia ricaduta refrattaria in fase avanzata. E questo dato di 15 mesi di sopravvivenza globale è un dato positivo in questo setting di pazienti? Questo setting di pazienti ha, secondo la letteratura, aveva un'aspettativa media di vita intorno ai 6 mesi, quindi è chiaro che più che un raddoppiamento dell'aspettativa di sopravvivenza è un dato significativamente migliorativo. Facciamo un passo indietro. Ci descrive che tipo di studio è lo studio DREAM2, cioè quanti e quali pazienti ha coinvolto, come sono stati trattati e quali erano gli obiettivi di questo studio? Lo studio DREAM2 si proponeva di testare per la prima volta in una popolazione di pazienti con mieloma trattato con almeno 3 precedenti linee di terapia e quindi esposto per lo più alle principali classi di farmaci, con l'anticorpo monoclonale drug conjugate Belantamab mafodotin offerto come farmaco in singola somministrazione. Lo studio prevedeva 2 dosaggi, un dosaggio è stato poi abbandonato, è stato prediletto il dosaggio di 2,5 mg chilo che è stato testato alla fine in circa un centinaio di pazienti. Quindi i risultati che abbiamo sono su una popolazione di 100 pazienti trattati con almeno 3 precedenti linee di terapia refrattarie alle 3 principali classi di farmaci. Ecco, ma che cosa già si sapeva da questo studio prima di questa presentazione di dati nuovi all'ASH? Cioè, che cosa aveva già dimostrato questo studio riguardo all'efficacia di Belantamab mafodotin? Dunque, i dati di risposta erano già, diciamo, emersi e sono stati confermati, cioè circa un terzo di pazienti ottiene una risposta almeno parziale, quindi ha una risposta, la ottiene in maniera rapida, circa con un mese e mezzo come tempo mediano alla risposta, e la mantiene in maniera prolungata. Quindi questi concetti già c'erano, quello che mancava era l'osservazione più prolungata sulla sopravvivenza, fondamentalmente. Che è un dato di interesse clinico notevole. Sì, cioè è chiaro che nelle fasi avanzate di patologia, ovviamente la sopravvivenza globale prende un pochino il sopravvento su altri parametri, come può essere magari la qualità della risposta, che invece ha una maggiore rilevanza nelle fasi più precoci della malattia. Quindi la qualità di vita e la durata di vita sicuramente sono i dati più rilevanti. Ma al congresso di New Orleans sono stati presentati dati aggiornati dello studio DREAM2 anche per quanto riguarda il profilo di sicurezza e tollerabilità di Belantamab mafodotin? Sì, questo è sicuramente l'altro aspetto della medaglia, ma non meno importante. Ormai sapevamo fin dalla prima presentazione che questo farmaco ha una specifica tossicità oculare sulla cornea, quindi che induce una cheratopatia. Poteva essere interessante capire durante un'osservazione più prolungata cosa succede a questi pazienti. Quindi questo dato appunto sulla cheratopatia tardiva e quindi anche l'outcome dei pazienti che hanno sviluppato la cheratopatia era molto importante. E quello che si è visto è che la cheratopatia tardiva praticamente non esiste, cioè gli eventi sono soprattutto nei primi mesi di terapia, quindi pochissimi pazienti sviluppano nel tempo una cheratopatia e che chi l'ha avuta nei primi cicli, nei primi mesi di terapia, nell'80% dei casi l'ha risolta a un'osservazione più prolungata. Quindi non ci sono non solo stati dei dati nuovi,
di tossicità nuove, ma la tossicità che è stata dichiarata fin da subito e che è stata osservata già alla prima analisi, diciamo nel tempo tende a lenirsi invece che il viceversa. Dunque, alla luce dei nuovi dati e di quelli che già si conoscevano dello studio DREAM 2, qual è il valore di un farmaco come belantamab mafodotin nell'affollato panorama di terapie per il mieloma multiplo e che messaggio possiamo dare ai pazienti ai quali oggi l'ematologo propone questo farmaco? È un farmaco che innanzitutto può essere offerto a tutti i pazienti, nel senso che non ha un profilo di tossicità per cui alcune categorie di pazienti sono ab initio esclusi. Purtroppo non tutti i pazienti rispondono, ma quel 30% di pazienti che risponde può mantenere la risposta a lungo, quindi sono pazienti che possono essere trattati per un lungo periodo di tempo con questa strategia, ad esclusione della cheratopatia, che è l'evento iniziale un pochino più complicato, diciamo, e che va gestito. Non ci sono altri eventi avversi cronici che possono nel tempo peggiorare la qualità di vita del paziente, quindi è un farmaco che, cheratopatia a parte, di solito è molto ben tollerato dai pazienti e che permette un prolungamento della sopravvivenza in un contesto di malattia avanzata refrattaria. Non è ovviamente l'unico farmaco disponibile in questo contesto di pazienti, ci sono altre strategie diverse che hanno le loro relative complicazioni e gestioni dei pazienti.